Hey yo, what's good everyone? Bella raga e assolutamente buon weekend. Il weekend incomincia e il buon Mauro vi propizia, vi ci lancia dentro in grandi serate di ubriacate. Però prima delle serate di ubriacate dovete guardarvi questi video e divertirvi con me, con queste rime, perché ci spacchiamo sempre, raga. E dalla prossima settimana, se aggiusto sta telecamera, se non l'aggiusto chi se ne frega, vi faccio le live con la webcam di merda. Però ogni sera voglio cercare di, ogni sera, forse non tutte le sere, però quasi tutte le sere, di fare un po' di live per recuperare un po' di contest, eh? Ce ne stanno tantissimi, continuano a uscirne, quindi faremo un po' di live a, boh, non lo so, a reagire a tutti i contest, a fare altre stronzate, avere invitati, fare festare, reagire alle canzoni. Il fantacalcio mi dovete insegnare perché non l'ho mai fatto, però voglio iniziare, quindi sarà divertente, dai. E ora, senza perdere troppo tempo, andiamo a sentirci gli ottavi di finale dell'Alley Oop. Alley Oop. Questo non ci credo, capisci che ti spacca te lo spiego, quando arrivo sei più scarso di un tentato omicidio su Dungeons and Dragons. Non ci ho mai giocato. Il difetti lo prendo su Isaac. Io ti spacco, aspetta. Tu sembri Elsie con un testicolo in provetta. In provetta, ma questa piaccia. Può provare a battermi, ma non credo lo faccia. Lexo che ti schiaccia e poi che ti sputa in faccia. È come fai in tipo Saiga perché sto dentro tua mamma. Non lo so. Io ti spacco questo, predica. Fa fondo indietro tipo retrica. Tu sei un papo di minchia, tu sta tua mamma e poi sono la minchia. E sbagli, no, non c'è ragione, sbaglia, sbaglia, bisogna segarsi su queste battle, non su Johnny Sins o quello che guardate. Ma io non mi ci seguo, fai la mia più grande passione, la seguo sempre Ok. con tanta dedizione, per evitare come te di far la figura del cazzone. Questa è una bella, questa è una bella, questa è una bella, questa è una bella. Ho mollato freestyle per un po' di anni, uno spreco di potenziale. Forte sono suoni tranquilli. Devi fare il contrario di un maratoneta. Se hai lasciato il freestyle devi tornare sui tuoi passi. Mi dispiace, tu dovresti lasciare la tecnica e tornare sui tuoi passi. Primo, questi rapper me li butto nel cestino, li bevo tipo uno sciottino. Tipo uno sciottino, ma quale nel cestino? Non rispondi, hai un problema a livello recettivo. Ma quale recettivo? Te lo faccio con il rap, perché al massimo sei un rook come Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, stop. Io Lexo è una bestia, eh. Guarda là, c'è anche Gaps. Ci sono tutti, eh? Allora è partito Sonny Tranquilli a questo giro. Dirlo forte, guarda. Se vi è piaciuto di più Sonny Tranquilli? No, così stasera dormite Sonny Tranquilli. Mi fate casino, mio 3? 1, 2, 3! Berlexon... Se invece avete preferito Lexon, fate casino al mio 3, 1, 2, 3. Forte Lexon, forte, forte. Ok. Ora sai dire. Andiamo veloci. Entropia. Oh, entropia contro Lower. Mamma mia, ci spacchiamo, ci spacchiamo, ci spacchiamo. Dai. Comincia entropia. 3 minuti in 4 quarti. Madonna, che sghiata. Yeah,
Sei basso quanto me, ma vabbè, ci siamo. Quando Rambo sei un cazzo di coglione. Cosa vuoi che dica, questo porta la camicia, ma non sa rimorchiare, infatti non ha stacca bottone. Scemo, senti Amleto, perché stupidi di te stesso. Come mi hai fatto un cyber? Con le mie palle in mano dice essere o non essere un freestyler. Risposti, lo vedi nel tuo armadio, ci trovi soli mostri. Ma quale Amleto? Tu sei Jared Leto, il Mister Nobody, perché i tuoi anni non li dimostri. Dovresti convincere, davvero tu vuoi vincere. Sto ridere tutti con rap. C'è la differenza tra me e te, dove sta? Che dopo che ti metto le palle in testa mi chiamano sua maestà. Che cazzo stai dicendo? Il fatto che sei spinto lower nella situazione, hai la bandana al polso, ma io non posso non pensare che fai la bandiera su un galeone. Le cazzate fanno ad un'altra coglione. Non ti preoccupare, ti dico con rap. Vabbè, vabbè, non sei lower, sei solo una controfigura di low low uscita da. Ma che cazzo stai dicendo? Lo vedi che sto scemo è un fake? Mi batti il replay. Ma quale cert? La tua tipa è uscita dal cert con la bottiglia di shame. Ottica, ottica, io l'ho fatto, questo si chiude come un'ostrica. Avevo la bottiglia di birra, volevo fare shame 6.0, ma non ho una fanbase così tossica. Questa è una bella, questa è una bella, questa è una bella. Il premio, dai, fai 6.0, anzi magari ritirati prima, fai il contrario di Arcidemon. E dovrebbe starci scemo, io ti prendo a calci, credo, lo capisci che alla fine... Come mai Arcidemon non ha partecipato a tutti questi contest, almeno a quelli principali? Questo dove l'hanno fatto, tra l'altro? Bella Prodi, se ti prendi il Covid non copi gli spagnoli. Non copi gli spagnoli, ma che cazzo stai dicendo, dai? Tu non fai freestyle, lo vedi quando arrivo qua in demente. L'altro anno c'era Tuss, tu non sei Busta Rhymes, ma rap non capisco niente. Basta dai, sei un cazzo di coglione. Ti metto il cazzo in culo così forte che va in depressione. Questo è passato la selezione con un bestemmione. Ora deve stare zitto perché per me rap è religione. Bella, bella. Arroganza, passo con un bestemmione. Tu non sei passato. Cos'è, soffri di qualche mancanza? No, a parte lower, però l'entropia gliel'ha tirate un paio. Gli ha tirato un paio belle. Dateci la vostra idea, è partito entropia, esatto. Qui con me. Se avete preferito lui, è il momento di fare casino. 1, 2, 3. Avete preferito lower, casino al mio 3. 1, 2, 3. Dobbiamo. Il sabotatore. Mi sentite? Mi sentite? Figata di nome. Io ho quanto tempo che dovevo farla. Volete rimorare o partiamo? Sì. A cappella? Andiamo a cappella? Direi di no. Ci siamo, raga. Io, raga, ci sei? 3 minuti e 4 quarti. Sto beat. Mamma mia. Ehi, davvero è bravino. E lo spacco comunque va bene. Stasera sei un coglione, sfido il mio fratellino. Io faccio carino e tu fai a bene. Fai a bene, non parla di queste sere, Cico. Vedi che ti faccio mega rime se vengo sul micro. Hai ragione che tu sei mio amico, per ogni cosa bella devo compiere sto sacrificio. Davvero lo conosco, non voto sul personale. Va bene, mi sei forte. Cazzo sei preso male, tipo facciamo i quarti, davvero li fanno tutti. Guarda che ti batto pure senza gli insulti. Certo che sono preso male sopra i quarti. Preso male perché un amico devo prenderti a schiaffi. Vedi che alla fine c'ho più foca nella storia. Prendo a schiaffi tra i miei amici e poi mi prendo la vittoria. Mi prendi a schiaffi, ma quanto sei cattivo. Davvero io ti ringrazio, caro amico.
ovunque e mi prende schiaffi, ma sei uno stupido, mi spacchi, ma io faccio anche divertire il pubblico, divertire il pubblico, amico. Infatti questa sera devo compiere un fratricidio, comunque te lo dico, Paco, siamo amici, nella vita e nelle gare abbiamo un legame d'acciaio. Davvero adesso non pronto lo scemo fratricidio, bella Romolo e Remo, te la spiego, che davvero è sicuro che non fotti, l'hai preso più cazzi dei fottuti colli, colli, a me non frega niente, che si sente, questo perde, quando vengo io t'annebbio anche la mente, infatti chiedo di Cristo, sono il re di Roma, il lupo perde il velo, ma non il vizio, ma cos'è, ti sei vizio, sei una troia oggi pure a mezzo servizio, davvero, perché si vede che sei un cretino, mi fai perdere la bussola, ma cosa sei, il vino, non parlare di servizio, che sei Cristo, dopo questa io ti fotto, quindi mi assumi il rischio, vedi che ti spacco, tu gli 800 euro li fai facendo servizietti in bagno, davvero, questo qua che rima, 800 euro li faccio con una giornata a vendere benzina, davvero tipo, davvero io non odio, Fernet bar e benzina per me oggi è il gasolio, bella vecchia non parlare frate di 800, che se vendo su sto tempo smonto questo, infatti non parlare di 800, che tanto non siete bravi, non mi batti e prendi schiaffi proprio come gli ottomani, ma davvero non fotti con il rap, parli di ottomani perché puoi andare a fare il kebab, te la spiego, che in questo caso non è un 800, il kebab ottomano. Questa sega, infatti io vinco questa guerra vera, io ti cago in testa ed è una storia vera, e quando lo faccio cago la perla nera. Ma già detto raga che questa cazzo di battle è un mio fratellino, è normale che lo spacco, però lo vedo, tipo è preso male, mi sa che ogni colpo lo sta accusando, ma lo sto accusando. Dico, vedi che faccio le rime, sto sempre sul micro. Sei tu che sei il giudice, rime più lunghe. E se mi stai accusando, sto facendo un omicidio. È un omicidio sulle mani, Piacenza. Questo è un porto. Ah, Piacenza sono. Te la spiego, che tipo non hai esperienza. Mi fotti, ma di esperienza c'hai carenza. Ma quale carenza? Vengo fra dalla Riviera Romagnola. Vengo sopra il tempo, non mi fotti, fa entra la zona. Infatti già lo vedi, coglione. Vengo dalla Riviera e Misa si rivela il migliore. Misa è forte. Grandi raga. Questa era particolare, perché era particolare. Volevano insultarsi. Qui invece forse un po' sì. Se non sbaglio è partito il sabotatore. È partito il sabotatore qui con me. Se avete preferito lui, casino il mio 3 Piacenza. 1, 2, 3. Se invece avete preferito Misa, casino al mio 3, 1, 2, 3. Ce l'abbiamo, Jack, ce l'hai. La prossima sfida porta i nomi di Entropia contro Lower. Ma come? Ah, hai messo. No! No, 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 no. Questo è illegale, questo è illegale. Non puoi mettermi Killian contro Ayer agli ottavi di finale. No, mio Dio. No, oddio. Solo 4 minuti. No, oddio, non mi piace sto contest. Non mi piace, non mi piace. Non è possibile. California Love. Ayer è fortissimo, ma non lo posso insultare. È piccolo, anche perché sembra ridicolo. Un rapper che si chiama Ayer è alto quanto mio testicolo. Piccolo, pensi di aver livello, ma per quanto mi riguarda sei minimo, sei un pischiello. Secondo me sei solamente un pezzo. Sono piccolo, ho la metà degli anni e triplo del tuo talento. Io famoso su TikTok e tu famoso sopra Facebook. Lo facciamo nello stesso tempo. Io quest'anno sto ascoltando, tu invece che cazzo stai facendo? La cosa giusta, su TikTok è famoso. Ogni volta che vado una tipa lì urla. Io preferisco restare sul nulla. Se scelgo la via più facile, io la via più giusta. Spastica, io sono laureato tipo con 180, ha parlato di diploma questa spastica, alla sua tipa il cazzo glielo metto deep, lo mastica, deep, lo mastica, ho skills, la pratica, di fisso fare pratica, calcoli, matematica, se perché di fisso non ha metrica, tu senti la faccia poi estetica, per una regola matematica.
Ah, minchia. Quindi sto sfidando dei cazzo di handicappati. Un momento, 5 euro pagati. Non ti fai gratis con gli skip illimitati. Con gli skip illimitati, che ti credi? Guarda che non erano 5, erano 10. Se scherzo e fai cagare, ho detto due volte matematica. Per vedere se sa contare. Oh! È chiaro che l'ottavo ti rimane. Più che altro ora fai cagare in zona. Non passi l'ottavo, non puoi essere l'ottavo re di Roma. Oh, re di Roma, complimenti, perfetto. Sei forte, però ti sto battendo, uso l'intelletto. L'avete visto, sembra un pischello. Ma l'aspetto di Pinocchio che si incazza e litiga contro il Geppetto. In effetti parlare non ne parlo più. Però ogni volta posso farlo e posso farlo in luce. Perché non sai chi dopo spacco e dopo spacco su. Dici che mi stai battendo. Mamma mia! E l'ha detto cercando l'ultima sillaba. Tu sei una scema, fa figure retoriche tipo anatema. Io scopo puttane, anamena. Tu scopi puttana, anatema. Io fatto sta seca. È una bella sorca, anamena. Più che altro che capisci, se mi sfidi tu fallisci. Faccio rap e sono da Vinci che fa l'ultima cena. Mamma mia! Cioè, spiegatemi che cazzo di... No, io non voglio insultare la gente, però porco Dio! Cioè, una sfida così, ma come fai a non darlo spareggio? Cioè, oddio, in realtà mi sembra un po' meglio Ayer, però me ne sbatto il cazzo, sta sfida devi lasciarla andare! Deve durare minimo 7-8 minuti, Dio Cristo, dai! E che cazzo, madonna, è troppo una figata! Killian contro Ayer! Mamma mia, no, qui dovevano andare avanti molto di più. Come fa a essere già finita? Assurdo. Ultima scena, va bene, come spaccando brutta spastica. E faccio noi la taccatura dei capelli di Piero Angela. Di Piero Angela, perché ti sei a fare? Perché nel freestyle posso insegnarti la grammatica. Fai cagare, nell'ultima scena pensavi non ci fossero femmine, perché stavano a cucinare. No, no, non doveva valere la sfida e basta, perché non può durare così poco. Beh, penso che passerà Iger, però doveva durare molto di più sta sfida, dai. Cazzo. Parecchio cazzuto, parecchio a muso duro, secondo me ci stanno divertendo e ci divertiremo tantissimo. Cosa dici, Paolo? Dico proprio di sì, ma vorrei sentire da loro se si stanno divertendo. Assolutamente. Perché sembra proprio di no. Appunto! Vediamo. Raga, chi è partito? Killian, giusto? Ok. Se avete preferito lui, è il mio 3. Casino, 1, 2, 3. Se invece avete preferito Ayer, Casino al mio 3. 1, 2, 3. La prossima sfida vede il sabotatore contro Misa. Hai presente ma soprattutto Francis Gunn. Non rubate, eh. Yankeso. Parti tu? Parte Francis Gunn. 3 minuti in 4 quarti. Mi vorrei ci sei. Sul palco arriviamo con lo stile, non lasciamo a nessuno più un cazzo da dire. Siamo gli squali dell'Emilia Romagna che piuttosto che andare a Rimini hanno preferito farsi morire. Testa di cazzo, c'hai uno della tua crew preferito farti demolire. Che ti devo dire? Testa di cazzo, ti passo il tempo, mi chiedi di incidere, tu vuoi morire? Allora cazzo, dillo che mi vuoi insultare, però così poi mi fai bestemmiare. Dio cane, sei così sfigato che tuo padre è uscito a comprare le sigarette mentre rientrava l'altro tuo padre. Faccia sporta, vieni contro me, sei una donna morta. Se vuoi bestemmiare sta, porta una donna che porta la gonna, vi stratoglie, porta Madonna. Hai ragione, frate, sul serio, quando arrivo fisso sono deleterio. E comunque Vez non ti viene in mente, spacchi quanto vuoi ma il mento al culo ce l'hai sempre. Yerba, ridicolo, il tuo flow è piccolo. Qual è teleto, ti veleto, elimino. Inglese lo capisci, fuso, che ti porto sempre. Tu sei uno stronzo, mica fa un concorrente. Che cazzo vuoi, brutto cretino? Quando arrivo io ti sfisso, ti sfino. C'hai capelli, sono talmente da fungo che tra un po' vuole tu strappa, ti metto dentro il cestino.
tu resta giù. Capisci che io vengo, non ho soldi però ho flus. Dovresti seguire l'esempio di Mr. Nice. Io ti passo e tu esci dalla mia crew. Va bene, vecchio, questo strozzo spacca, ma non passa. Vedi, vincia, ma basta. Lo sai che spacca nella cassa, arriva nella casa e spacca. Perché ce n'è abbastanza, mi fa schifo il cazzo. Sei una carcassa. Tasca, tasca. Questo scemo mette la testa, ma non mi tasta. Tasta, coglione, resta galla. Pezzo di merda, tu hai fatto flussi di merda. Io ti dico basta, basta. Che basta, basta, questo passa e si fa male. Così sfigato Kafka sulla spiaggia e si fa male. Raga, lo sappiamo, arrivo e sono bello. Sulla spiaggia tu fai la figura del granello. Ma non fare il leone, coglione, hai storie. E questo se le scrive si vede che porta strofe. Frate, in giuria c'è Jack the Smoker. Che te le scrivi si vede, Jack te scopre. No, devi stare attento, tu sei una riserva. Massimo pulisci i pavimenti, tu fai la mia serva. Vecchio non sai, ho rime come una conserva. Se me le scrivessi in pista farei schifo alla merda. Schifo alla merda, testa di cazzo sei un mio socio. Tu pulisci il pavimento perché c'è il plomoso. Coglione, resta a galla, un pezzo di merda. Vaffanculo, Galliera è la tua banda. Galliera è la mia banda, vai tranquillo, ce l'abbiamo. FG Sentenzio, non di Galliera, di San Vincenzo. È normale, vecchio, te lo dico, a rallento. Il cazzo non te lo metto in culo, ma sotto il vento. Ma sotto il mento, ma resta dove, coglione? Resta fuori, io sono il tuo fucking restauratore. Sei un coglione, cappello da pescatore. Ma se viene Vince e vede la tua gente, pesca troie. Pesca troie, frate, tu lo sai che non ci sei più. FG dice pure in finta tra più. Tutti quanti sanno che io c'ho sempre il passpartout. Hai la maglia dell'Eterna, ma è arrivato Doom. Ma è arrivato Doom, ma smettila. La tua rima è una merda, tipo che tu ci sei cascata. La tua rima è sbagliata. Il tuo best preferito è 06, perché ci scopri le tipe di quell'annata. No, 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 vai tranquillo. Dobbiamo fermare. Allora, è partito Francis. Partito Francis? Veramente? Se avete preferito Francis, campi con me. Casino il mio 3, alle io. 1, 2, 3. Se invece avete preferito Vince, Casino il mio 3, 1. Ma come fanno a mettere la musica dietro? Ma che figlio di puttana deve essere per mettere la musica dietro mentre stanno facendo il contest? Che cazzo sta succedendo? 2, 3. Tipo una piscina dietro. Capisco, boh. Vai, come in fondo dove c'è... Grande Darbula. Yeah, 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 su, 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 su. 3, 2, 1. Hanno stuprato in un vicolo e si vede. Lo sai che ti hanno stuprato in un vicolo e va bene. Però tu hai il cazzo piccolo, un imene. È grande quanto il mio mignolo del piede. Tu mi sei un coglione e poi due secondi ti spiego la situazione. A letto con la mia tipa sono il contrario di Goku. E lei che fa un caso e vede il serpentone. Perché sei un coglione, sai che arrivo in improvvisazione. C'ho zero rigore. Mi son portato il cuscino perché io che vinco la battle non è un déjà vu, ma un sogno premonitore. Sembra un pagliaccio, di fatto gli faccio fare la figura del pagliaccio. Tu che cazzo dici che non hai rigore, anche se ce l'avessi. Tu saresti Roberto Baggio. No, e infatti sopra il beat morti. Sono troppo giovani. Pure io avevo 5 anni, quindi. però ve lo ricordo. Oddio, cioè. È storico. Dovrebbero saperlo. Vergognatevi, gioventù bruciata. Andava urlata. I birilli, segui l'esempio del primo MC che è stato eliminato. Vai a fare sonni tranquilli. Lo senti come suona quando rappaio questo qua per uscire. Che cazzo ci fa un cuscino lì per terra? Gliel'hanno rubato il barbone. Originale, quando rappo posso perdere. Il mio nickname è Roger, però ci Roger Federe. Lo penso anch'io perché sei solo un toglie e non mi impegno. Se perdo la battle vado a ballare che vendono 3 bustine di polvere a 10 euro. Io quando rappo dentro al posto è tipo megagia. Fai l'indiziato, giudicato a cortesia. Levati dal cazzo, facci la cortesia. Cortesia, non me ne frega un cazzo, brother.
perché lo sai che porto rime in improvvisazione. Ma quale cortesia, non arrivi alla mia corte. Cortesia, si dà il caso che le gambe siano corte. Sei un coglione, sono la volpe ad ave code. Il nome è sempre Roger, già ti cito i sorrisi col Joker. Hai sparato una cazzata, il mio fu incendiario. Il tuo è questo, te l'ha bruciata. Che tra l'altro è abrasiva e qua ti faccio la pelata. È inutile che fai mosse, una cazzata. Hai fatto così, ma dopo la batto il bro una manata. Infatti onestamente quando reago sono perfetto. Questo qua non c'è un fletto, uno scarso, quindi lo metto. La pelata dovresti fartela tu, visto che da quando ti sei girato non ho più capito il tuo sesso. Fratello, te lo mostro. Togliere il bosco, non me ne frego un cazzo, non mi fermo, ti smergo. Son più completo, rappo anche sul beat techno. Sul beat techno, il fatto è che comunque quando rappo lo faccio ed è il rispetto. Tu sei il caso, perfetto, un agente domani mattina va nel distretto. Ma tu non fumi ganja, sei entrato nella crew di Snake che ti ha plasmato a sua immagine erosicalza. Ero insieme con gli altri. Il fatto è che ci sta, capito, frate, tu non spacchi. Stai in una crew in cui ci sono gli scarti degli altri. Ma se tu hai da 20 anni non parlarti di info. Ma qualcuno in ogni caso io ti scindo. Sei un bimbo, tu campi di rendita da 20 anni. E questa qua è la figa più bella che hai visto. Questo è saputo. E che questo è scarso ed è frati un po' come Manuto. La differenza Manuto grande. I frati non si hanno volito. Bella, bella anche questa sfida, mi è piaciuta. Raga, è la Madonna! Facciamo le tempo. È tesa, raga? Dateci un'idea. È partito Darbula. È partito Darbula. Vieni, Rogerino. Se avete preferito Darbula, casino al mio 3, 1, 2, 3. Se avete preferito mio fratello Roger, qui con me, casino al mio 3, 1, 2, 3. Va bene. Non si quanti ce ne mancano ancora? Dal vostro voto facciamo un minutino di spareggio, siete d'accordo? Sì. Però qua vogliamo vedere proprio il minuto. Sì, è vero. Già 60 secondi. Quindi un minuto a testa, non ho capito. Un minuto e 4 quarti. Ah, 4 quarti. Fate sui piedi, signori. Come funziona? Influisce sulla battle in questo minuto? Assolutamente sì. Okay. Sì, è uno spareggio vero e proprio. Stavolta comincia Roger e risponde Darbula. Un minuto in 4 quarti, ci siete? Ah, il sole sta, va a sorgere, sicuramente la poi posso porgere. I saluti al mio avversario, dato che gli ha dato in un spareggio in cui io non ti posso rispondere. Hai fatto cagare, comunque troppe rime, non è un minuto a testa e quattro. L'ho chiesto perché voglio fare le robe precise. Ma va mi sotti, fai così schifo, che giusto è guardare nei Vikings e tu declassare ai Cigar. Ascolta un attimo, sei scarso, un pagliaccio del cazzo. Lo senti quando rappo, questo qua frate è uno scarto. Forse era meglio che era un minuto, dato che hai fatto schifo il cazzo e potevi anche evitarlo. Era meglio per te, ma va a cagare. Evitarlo, per lui mangiare, si è visto, è vitale. Se per me compare, ti posso scassare. Facciamo la gara, a chi pesa più un quintale? A chi pesa più un quintale? Sicuramente io. Infatti sono fatto immagine e somiglianza di Dio. A dirla tutta no, di un Dio. Precisamente Buddha, o io. Guarda che anch'io smetrico. No! Anoressico. Io sono una quintale che mi scopo Harley su Harley Davidson. Mica simpatico, lo senti quando l'abbo capito, io sono apatico. Il problema è che ci sta, tu sembri simpatico. Io non c'ho il cazzo, c'ho un maniglione antipanico. Maniglione antipanico, ma questo è un coglione ed è pure antipatico. Io sono l'anti, antidiavolo, un po' più satanico. Non puoi venire a fottere con Jacopo. In realtà sono più confuso di prima, non saprei chi è passato qui. Boh, vediamo poi. Ci voleva il minutino. Ma non lo so, non ha risolto molto secondo me. Mica che faccia. Andiamo dritti. L'idea. Pensi bene? L'idea se l'è fatta. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Abbiamo. Quanti ne mancano?
Gabs Panda, questa è bella, questa è bella. Ma forse è l'ultima, no? Fa vedere. Forse è l'ultimo ottavo di finale questo. No, poi ci abbiamo ancora Phil versus Nus. Ok, minchia. Tutta la, questo contest si preannuncia una figata, Già, Gabs Panda, mamma mia. Ci vediamo tutti e due, sia Panda che Sempre ciabattata, unica Panda, grandissima. Sta sempre in spiaggia, Panda. Inizia Panda, risponde Gabs. 3 minuti in 4 quarti, vai, ci sei. Dimostrate queste mai, dai, 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 dai. Vediamo che riesci a fare, cazzo Panda all'Alley. È risaputo sicuramente, caccia barre. Hai visto come è infuocato il pubblico alle selecta. Tu non riesci a farlo neanche con lanciafiamme. Cazzo stai dicendo, sei un cretino. Quando caccio barre sono un lanciafiamme, mentre tu sei un accendino. La tua rima pre è ridicola, e il pubblico non lo scalderesti manco con la fiamma ossidrica. La barra è ridicola, quale fiamma ossidrica? Ti mangio fra una ricola. Guardate questo scemo, quando cazzo è magro, se viene a Venezia la usiamo come bricola. Come bricola, ma la rima è ridicola. Con i versi io lo faccio a pezzi, che sembra un bricolage. Lo sai che adesso dico qua che io spicco pezzi. Ti batti in modo volgare come in Brickleberry. In modo volgare, fratello cane, te lo devo ricordare. Sono un veneziano brother. Yes, io, quindi porco dio, caccio bombe. Guarda questa maglia, sono il dio della morte. Il dio della morte, non sai improvvisare con fare. Quando rimo invece sai che io ti devasto la base. Ti rompo il culo, poi dimmi che c'è di male. Sei di Venezia, appunto, mo devi cambiare canale. Oh! È risaputo vecchio. Non quello di Mauro, però. Sei un demente. Non parlare di Venezia, che il tuo culo come Venezia in questo periodo, perché è pieno di gente. Spero si sente. Quando ti faccio stare qua, fratello, capisci che sono potente. Perché vengo da un'altra galassia. Devi cambiare canale. Pensavi di vincere, devi anche cambiare programma. Cambia programma, brutto stronzo, ti spengo. È risaputo che nel fosso ti vendo. Il tuo culo è come Venezia tra qualche mese, perché metteranno il controllo all'ingresso. Ma devi andare a fare in culo, invece il tuo culo è più aperto dello studio. Che cazzo devo dirti, sui quarti tu non mi umili, io invece ti prendo a schiaffi fra come Sgarbi e Mughini. Yeah, a senso senti come Rino, vecchio in questi freestyle invece sembra un poverino. Lo schiaccio poscerino, dopo vado al festival dei colori e mi metto a fare il cosplay di Arlecchino. Guardate che sei scarso, invece in questa parte stai facendo il cosplayer di un pagliaccio. È così che fa, siete rimasti in down con gli incastri, wow, tu fra sei un pagliaccio, grassi clown. Cazzo dici, vecchio cazzone, Mega Panda riconosci qui sta ragione. Arrivo in azione, ma qual è il cosplay di un pagliaccio? Guardami bene, il cosplay di un barbone. Cosplay di un barbone, cazzone. Infatti ti vedo bene a dormire su un cartone. E quando frissi, fratello, c'hai versi ridicoli. Se fossi un barbone, fra, non ti darei gli spiccioli. Yeah, stai zitto, porca puttana. Non parlare di barbone, vecchio in gara. Rappo per la strada, io non dormo in stazione. Ti ricordo che fuori dal barrio sono dormito in amaca. Hai dormito in amaca, ma frate vada, che la mia rima lo sai che la dose te la rincara qua. Ti mando a fanculo pure in Canada. Calma fra, che il mio flow ti batte pure in college con la canapa. Con la panaca, scappa fra, porca la puttana. Adesso vince questo Panda, ma riconosci vecchio che non mi limiti. Tu sei un dalma, ti faccio pieno di lividi. Ma quale lividi, come ti limiti? Fra, sei uno scherzo, faccio questa roba e con il flow sentenzio. Faccio questa roba e spacco, però lo faccio adesso. Se vuoi fare gli incastri sopra i passi, fra, devono avere un senso. Bella per Gabs e Panda. È partito Panda. È partito Panda. Quindi, se avete preferito Panda, casino mio 3, 1, 2, 3. Se avete invece preferito Gabs con me, casino mio 3, 1, 2, 3. Andiamo avanti. Abbiamo l'ultima fin contro il Nus, dai. Vediamo un paio di aspari. Sì, assolutamente.
parte Phil. Chi parte? Parte Phil. Allora parte Phil e risponde no. Giusto? 3 minuti in 4 quarti, ci siete raga? Raga ci sei? Ok raga, facciamo un po' di casino. Com'è? Su su su, dai 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 dai. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Come funziona sopra il beat se è un pompato? Cazzo me ne frega quando rappo improvvisato. Sai come funziona di stili che ce ne ho tanti? Tu ne sai, stasera contro me mangi la merda come le tipe a Dubai. Ti ha già rotto il cazzo. Sinceramente questo cosa sta facendo in battle? Non ci sai stare su sta battle. Il tuo posto è sull'altro palco insieme alle 2004. 2004. Come funziona sopra il beat sai che spacco? Sai come funziona? Con le 2004 rompo il piatto perché succhiano e dentro nel culo. Wow. Sicuro? Gli avete urlato una rima e l'accusa con culo sto cretino. Con il rap hai fatto appena una gangbang con Arlecchino. Come funziona roba nuova? Con Arlecchino stasera ti fai fottere dalla Pantera Rosa. Quale Pantera Rosa? Arrivo strumentale quando rappo file vecchia scuola. Sì, vecchia scuola. Quindi levati dal cazzo che fratello vuoi arrivata qui. Tipo è un ricovero, io sposto rapper e le transenne, sono pigiogeno! Siamo coinvolti, strumentale, fil di stili ce ne ho troppi. Raga ma questo cazzo dice, sono troppi. Mi sono caduti i coglioni e manco me li hai raccolti. Manco me li hai raccolti, tu ancora prima di rappare frate i coglioni me li hai tolti in rima. Questo non mi batte in spina, sembra Fred e Palma rimasto sotto con l'eroina. Criptonite, non è che dinamite, che mi hai gonfiato così tanti coglioni che come il melone mi è venuta l'orchite. L'orchite, a furia di ascoltarti fratello mi è venuta l'orchite. L'orchite. Voi che rima dite, non mi capite, salite sul palco e raga che minchia dite. Che minchia dite, che minchia dite, questa sera ho gelato come un freezer. Non me ne frega un cazzo, la gente esulta, fai la fine che ha fatto Goku con Bulma. Goku con Bulma. Che fine ha fatto? Questa sera frate ti scopo la vulva, la vulva. Quando rimo sempre un ultra, perché canto e tutta quanta la gente esulta. La gente esulta, ma quale esulta? Non esulta al massimo ti insulta. Ma quale insulta? C'ho stile tipo figo. Non ti insulta se vai in curva ti picchio. Se vai in curva ti picchio fratello. Io invece ti martello come un picchio. Non capisci un cazzo, io fratello sono il king Marrakesh, non ti insulto. C'ha già pensato il tuo rap. Come funziona sopra il beat sai che vomiti? Ma quale Marrakesh delle sabbie sono mobili? Ma quale sabbie mobili? C'ho stili seri. Tu dentro le sabbie mobili c'emo stasera neghi. C'emo stasera neghi. Ma che cazzo credi? Io devo rappare con sti scemi. Io che corro tu soltanto puoi rincorrere. Sei Marrakesh infatti mangi la mia polvere. Ma quale mangio la tua polvere? Sopra il beat roba classe non puoi starci. Io non mangio la tua polvere. Sei tu che solamente mangi il mio quarto di culo e mangi scarti. Mangio scarti. Capra, capra, capra. Questa sera io sono scarti. Garbi. Ma che cazzo me la chiudi? Rispetto per il pubblico se va fuori. Muti. È partito Phil se non sbaglio. Beh, penso che sia passato Nulz, no? Allora se avete preferito Phil alla mia destra, casino al mio 3. 1, 2, 3. Se invece avete preferito Nulz, casino al mio 3. 1, 2, 3. Questo era l'ultimo credo di ottavo, no? Sì sì sì, poi domani andiamo a fare i quarti di finale. No, comunque volevo fare un commento a riguardo perché è abbastanza una merda sta competizione. Non per colpa degli organizzatori, ma per colpa di quelli che hanno fatto allo stesso tempo sta roba. Non so, sto festival, mica si è storto, cazzo, vabbè, sì, cazzo. Per quelli che hanno organizzato un'altra cosa che ballavano e cantavano proprio sopra. Cioè, deve essere difficile per i freestyler assolutamente. Cioè, li metti il beat e in più sento il cazzo di beat techno, pop, quello che è dietro. Cazzo, ti confonde, poi tra le urla e tutto quanto. Non lo so, questa è la mia impressione. Poi magari lì sul momento non c'era questa cosa. Però guardare il video sembra, sembra che abbiano rovinato proprio tutto. Speriamo che dai quarti sia finita quella stronzata che cantavano e ballavano. Almeno possiamo goderceli al massimo. Però si preannunciano delle belle sfide. Mamma mia.
ci spacchiamo. Sono un po' deluso ancora da Killian vs. Sire. È una sfida illegale da mettere agli ottavi. E doveva assolutamente durare di più se doveva succedere. Dai, doveva durare di più, doveva durare di più. Doveva dare anche lo spareggio, anche se non esisteva, assolutamente. Perché quelli li vorrei sentire tutto il giorno. Mamma mia, troppo forti, troppo. E nulla, raga, dai. Vi auguro una buona serata. Non bevete troppo, che domani reagiamo ai quarti di finale. E ci vediamo alla prossima. Bella!